ori eccoci le parole pronunciate oggi da Massiano Allegri alla vigilia di Roma Juventus circa il DNA stanno facendo discutere faranno discutere sono sicuro che anche nelle prossime ore rimarremo qui a effettuare una nostra interpretazione la primissima perché innanzitutto prendiamo il virgolettato sostanzialmente da Allegri oggi è stato chiesto quanto si sente Juventino lei la risposta ormai sono otto anni più due in cui non ho allenato che vivo a Torino questo club ha un DNA unico difficilmente cambierà può essere modellato ma non cambiato il DNA di ogni società va rispettato e subito appunto via di interpretazione qualcuno già visto una frecciatina verso magari eh, la dirigenza in prossimità delle decisioni che dovranno essere effettuate per quanto riguarda il prossimo progetto tecnico altri invece eh, annotano tutto come una semplice constatazione e come su un passaggio già effettuato a più riprese di Allegri perché non è la prima volta che eh, si sofferma su questo argomento eh, a parte che qua gli è stata fatta una domanda e lui ha dato una risposta, e, perché io ricordo soprattutto nel suo primo ciclo alla Juve, passaggi sul DNA e sono eh, anche qualcosina no, sul parallelismo Juventus-Milan, non mi ricordo se era il club in, quel famoso, in quella famosa serata, eh, su Sky, ricordo che comunque lui spiegò come il Milan avesse un certo tipo di ambiente, la Juventus un altro e faceva il distinguo avendo allenato entrambe le società. Io mh, sarò ingenuo, ma qua non ci vedo una frecciatina. Nel senso, Allegri ha un suo pensiero di Juventus, ha un pensiero maturato. Con cinque stagioni in un certo tipo di Juventus, ha un pensiero maturato in quest'altra Juventus, che è totalmente differente, in questo triennio, decisamente meno bello, meno fortunato e meno redditizio. E io ho sempre visto Allegri poi come il chiarissimo manifesto del risultatismo. Un tecnico pragmatico che ha sempre cercato di arrivare all'obiettivo fregandosene del gioco, non gioco e quant'altro. È ovvio, è ovvio che però l'ultimo Allegri, quello di questi tre anni, eh, bis, mettiamo gli, gli ultimi due perché al primo, quando è stato richiamato da Andrea Agnelli quando gli è stato fatto firmare un quadriennale e eh, si pensava che bastasse o meglio, lo pensava chi lo ha scelto, che bastasse richiamare Allegri per tornare a essere competitivi per lo Scudetto, quando poi si è capito che il problema era più profondo, la regressione era netta, e anche Allegri in questo triennio non è mai riuscito a lottare per lo Scudetto, neanche ad avvicinarsi. Eh, però la mia equazione è sempre Allegri e risultati, cioè... Mm, Cercare di portare a casa le partite in qualche modo, anche giocando un calcio a tratti orrendo, ma poi mettendo tutti alle spalle e, e, e andando avanti in quella direzione. Ricorderete la conferenza stampa di congedo: esistono no, le catene. Se uno non vince mai, santo Dio. Ecco. Poi, però, hanno vinto tutti, eh. Perché da quella conferenza poi hanno vinto tutti. Ha vinto Sarri, ha vinto Simone Inzaghi, ha vinto Pioli, ha vinto Spalletti. Quindi quella conferenza eh, alla fine della fiera eh, si è rivelata un assist per i cosiddetti rivali, gli antagonisti. Eh, onestamente, non ho visto qua una frecciatina. Nel senso, Allegri ha la sua idea di Juventus. Poi è ovvio che dal momento che non vinci, che non porta a casa trofei, se sei il manifesto del di risultatismo, diventa difficile anche approcciare mediaticamente l'argomento, ma l'obiezione che potrebbe fare in questo caso Allegri, che non ha mai fatto, diciamo chiaramente, cioè fare un discorso proprio sulla qualità della rosa, gli innesti, la squadra in generale, se non sei attrezzato per poter vincere lo scudetto, eh, non sei attrezzato. Io sono il primo a dire da non oggi 4 maggio, bensì dal pre-Udinese Juve, prima giornata che secondo me questa squadra non avrebbe mai potuto lottare per lo scudetto. Però, diamine! Eh, ci sono modi e modi per fare una stagione, non puoi fare una prima parte di stagione di questo livello eh, in termini di punti e non puoi crollare così in maniera verticale nella seconda parte quindi eh, un conto è non poter lottare per lo scudetto eh, sarebbe stato profondamente ingeneroso secondo me chiedere ad Allegri di mettere dietro quest'Inter che era nettamente più forte ma non puoi nemmeno fare queste figuracce non puoi nemmeno giustificare 13 punti in 13 partite una roba che non è assolutamente da Juve e non lo sarà mai nella mia concezione men che meno tre successi considerando anche la Coppa Italia eh, negli ultimi tre mesi, quindi eh, sono i risultati stessi, il percorso a portare la Juventus a cambiare fisiologicamente guida tecnica e a rivisitare anche l'organico. Però mh, non dobbiamo nemmeno mistificare la realtà. Se qualcuno pensa che questa Juventus è più forte dell'Inter io eh, accetto, accetto l'obiezione, ma non la condivido minimamente. Passando un pochettino al campo, perché eh, poi ci dimentichiamo che domani può arrivare finalmente. Eh, aritmeticamente, questa benetta qualificazione in champions in caso di successo a Roma, eh, è confermato che Alexandro non parta con la squadra, ma anche il Diz che si pensava che questa mattina questa gastroenterite potesse recuperare. Ieri vi avevo detto che era il meglio, ma filtrava che potesse essere convocato per andare in panchina. Invece, anche lui non ce la fa. È inutile portare i giocatori in mezzi e mezzi, nel senso che. Eh, non, non si sentono bene. È più giusto dare la possibilità in questi casi di chi ha il 100% e quindi anche Kenan eh, non parte direzione capitale. Mi spiace, mi spiace per il Diz perché c'è stato un punto di non ritorno dopo quella scelta errata da parte mia di Allegri di non farlo giocare titolare con l'Empoli, che poi ha creato un cortocircuito. Ha creato la presenza titolare di Milik. L'annessa espulsione e il fatto che poi la Juventus fosse crollata. Poi eh, non è che si può associare a questo rendimento. Indecente nella seconda parte di stagione esclusivamente a quella partita. Ma c'era quel Kenan che stava andando a mille, che stava facendo grandi cose. Avevo trovato anche una bella affinità tecnica con Vlaovic, poi, però, poca roba. A me. Per esempio, il Diz non è piaciuto minimamente con il Milan. È vero che era rientrato tra i titolari dopo mi pare 11 partite. Ma il Diz non, non mi è piaciuto minimamente contro i rossoneri. Eh, L'ho visto eh, più titubante, meno esplosivo. Anche meno spensierato, come se dovesse dimostrare per forza qualcosa. Ecco, andiamoci piano, perché questo è un ragazzo che ha dimostrato in quest'annata di avere delle doti tecniche importantissime che lo porteranno, anche se non è ancora fatta a rinnovare con la Juve, vedremo questa maglia numero 10 se gli verrà data o meno, ma se così dovesse accadere non mi sorprenderebbe perché ormai andiamo verso un calcio sempre più marketing anziché eh, valori, cioè una volta la 10 la davi veramente al tuo leader, al giocatore più carismatico, al giocatore che magari aveva anche mostrato più... Uh, un attaccamento alla maglia in un percorso magari longevo, però così non è più. Però sul Diz questa, que, que, questi ultimi tre mesi non, hanno, me, fatto, non gli hanno fatto fare quell'ulteriore salto di qualità che avrebbe poi agevolato anche il suo stesso rendimento per la prossima stagione, invece bisogna continuare a fare un certo tipo di lavoro perché... Si alternano alti e bassi, ovvio, non sto dando la colpa a Diz che adoro, eh, ci mancherebbe, bensì una colpa collettiva, cioè ad Allegri che secondo me in quella partita avrebbe potuto anche farlo giocare con l'Empoli, sebbene l'avesse visto in settimana, cioè ha spiegato eh, come, come l'aveva definito, no? Comunque aveva riscontrato dei segnali che l'avevano portato a decidere di schierare Milik. Eh, ma... Guai, eh, guai a mettere anche in discussione Kelan che sarà ancora acerbo in certe situazioni, ma deve rappresentare per la stagione 2024-2025 una certezza, e da qui non si scappa. Insomma, eh, dai, ditemi la vostra per quanto riguarda queste dichiarazioni di Allegri sul DNA, perché sicuramente non mancheranno i commenti pepati. Io vi invito sempre alla massima, ragazzi. Educazione ci sta nei commenti esprimere il vostro disappunto ci sta avere opinioni differenti è il sale è il motivo per cui io ho aperto un canale qua su youtube però ricordiamoci sempre che siamo prima di tutto persone educate ecco e per il resto sulla formazione tra me il dubbio può essere sempre quello cioè eh, McCagney un po' stanco non sta rendendo Sicuramente come la prima parte di stagione mi aveva speso tantissimo ed era abbastanza anche normale che finisse così la stagione, un po' in riserva. E eh, se così fosse, credo che UEA verrebbe riconfermato sulla destra. Con Cambiaso Mezzala. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, se già non avete fatto male. Dai, dai, siamo vicini sempre di più agli 80.000 iscritti qua su YouTube, aiutatemi a dare questa accelerata decisiva e attivate la campanella.